carne da cannone. Xi giganteggia in Arabia Saudita. Vertice a Bishkek. L'Eurasia punta ad un'unione del gas. Stati Uniti. Fondi afghani per Kiev. Esercitazioni Russia-Bielorussia al confine ucraino. Biden sposta la produzione di microchip negli Stati Uniti a suon di sussidi. Perù. Castillo scioglie il Parlamento e finisce in carcere. Dall'Egitto un nuovo giacimento per l'ENI. Sciopero al New York Times. Non succedeva da 40 anni. Lombardia. Premi per chi dirotta pazienti sulla sanità privata. Il viaggio interstellare continua. Buonasera a tutti e bentrovati tra noi. Mercoledì scorso, 7 dicembre, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha riferito che il rischio di una guerra nucleare sta effettivamente crescendo, ma ha anche sottolineato come la dottrina militare russa limiti l'uso delle armi nucleari solamente al caso di minaccia esistenziale, quindi nel caso di minaccia ai confini, ai territori e alla sovranità della Federazione Russa. Abbiamo le armi più avanzate, ma non vogliamo agitarle, ha precisato Putin, quasi a suggerire che sarebbe proprio Washington a essere prima di tutto intenzionata al tintinnio delle sciagure nucleari. Washington che infatti oggi ha pronto un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev per altri 275 milioni di dollari che evidentemente serviranno a rafforzare la difesa aerea di Kiev. Il mondo altro è quello che la guerra in Ucraina sta contribuendo a plasmare. Spartiacque di dinamiche già in corso ed esso stesso produttore di storia, questo conflitto mette drasticamente in discussione l'ordine americano-centrico uscito dalla fine della guerra fredda. Ma mette in discussione anche gli equilibri di un continente europeo che si pensava definitivamente pacificato a torto, è consegnato ad un eterno presente sotto le insegne dell'impero americano, che però oggi è un ex impero. E per questo anche ad est un nuovo ordine cosiddetto multipolare si sta sviluppando. I BRICS si allargano e attirano profitti economici, per esempio Iran ed Argentina hanno presentato formale domanda di adesione, ma anche altri paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e l'Egitto si stanno avvicinando, così come la Shanghai Cooperation Organization ha da poco visto l'ingresso dell'Iran e ha visto anche un sontuoso vertice svoltosi a Samarcanda a metà settembre con lo sviluppo di grandi affari, in particolar modo tra Russia, Cina e anche India. Senza dimenticarci che la Shanghai Cooperation Organization comprende il 40% della popolazione mondiale e il 30% del PIL globale. Il fatto che si tratti di un consesso che non si riconosce nei valori e nella visione eurocentrica del mondo non sarà certo motivo per starne alla larga, ha quindi sottolineato il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov. Gli affari sono affari. Questo dunque è un quadro generale in cui il mondo attualmente si sta muovendo. Noi della Casa del Sole TV stiamo cercando di raccontarlo ogni giorno, in particolar modo dal 24 febbraio, data d'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina. Ora andiamo a guardare questa guerra da vicino, lì sul posto. E lo facciamo iniziando a trasmettere dalla settimana prossima le corrispondenze del nostro inviato dal Donbass, Luciano Mastropietro. Con lui andremo in tutti i luoghi in cui l'esercito russo ha combattuto e sta combattendo, nessuno escluso, abbiamo tutte le autorizzazioni necessarie a questo viaggio, tutte. Che sarà commentato anche con l'aiuto di esperti politologi e militari russi direttamente sul campo. Questo però rappresenta solo una prima tappa del viaggio che stiamo facendo insieme a voi. Un viaggio che proseguirà anche nei prossimi mesi invernali con me e altre persone.
Non possiamo comunque per ora entrare nei dettagli, ovviamente per ragioni di sicurezza. Seguiteci dunque a partire in particolar modo da lunedì, martedì, tutti i giorni, gli orari ve li indicheremo, sulla Casa del Sole TV con le nostre corrispondenze dal Donbass e dalla Russia. Ogni giorno conosceremo nuovi aspetti di questa guerra e vivremo insieme anche un'altra visione del mondo. Vi aspettiamo tutti. Grazie e buona fortuna a tutti. Alla fine raggiungere un accordo sull'Ucraina sarà inevitabile. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a margine del vertice dell'Unione Economica Eurasiatica. Come trovare un accordo? Possiamo trovare un'intesa con qualcuno? Con quali garanzie? Questa è ovviamente tutta la questione. Ma alla fine bisognerà comunque trovare un accordo. Ho già detto più volte che siamo pronti a questi accordi, siamo aperti, ma questo ci obbliga a riflettere per sapere con chi abbiamo a che fare. Ha dichiarato così il capo del Cremlino, secondo cui la Russia avrebbe dovuto avviare prima l'operazione in Ucraina, ma sperava di fare un accordo come parte del protocollo di Minsk 2. Putin ha quindi accusato Francia e Germania di avere tradito la Russia dopo gli accordi di Minsk e di iniettare ora armi in Ucraina. Putin si è detto deluso dalle parole dell'ex cancelliere tedesco Angela Merkel, che in un'intervista alla rivista Zeit del 7 dicembre ha dichiarato che gli accordi di Minsk sono stati un tentativo di dare tempo all'Ucraina di ricostruire la sua difesa. Berlino e l'Occidente collettivo non avevano intenzione di attuare gli accordi di Minsk, ma hanno usato il tempo così guadagnato per pompare armi a Kiev, ha fatto eco a Putin la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. Secondo Putin, le parole della Merkel dimostrano che nessuno, nemmeno in Europa, aveva la minima intenzione di rispettare gli accordi. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha inoltre promesso di pubblicare presto i documenti che dimostrano che l'Ucraina aveva già pianificato di attaccare la Federazione Russa. Le inaspettate parole della Merkel quindi si sono rivelate un maldestro tentativo di correggere oggi la politica estera tedesca dell'epoca, ma hanno avuto il risultato di minare ulteriormente ogni residuo di fiducia nell'Occidente da parte di Mosca e di rinforzare così la convinzione di quest'ultima dell'inevitabilità dell'operazione speciale in Ucraina. Gli Stati Uniti e i loro satelliti stanno usando proprio l'ex Repubblica Sovietica come un ariete contro la Russia, ha insistito il presidente Putin nel suo videomessaggio ai partecipanti alla riunione dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e della Comunità di Stati Indipendenti riunitisi a Mosca. Le nazioni occidentali stanno intenzionalmente seminando caos e violenza per raggiungere i loro obiettivi geopolitici, ha proseguito Vladimir Putin, affermando che per anni l'Occidente ha prosciugato e ha sfruttato sfacciatamente le risorse dell'Ucraina, ha incoraggiato il genocidio e il terrore nel Donbass, ha di fatto trasformato questa nazione in una colonia e ora sta usando cinicamente il popolo ucraino come carne da cannone. Queste le parole del capo del Cremlino, che ha sottolineato dal suo punto di vista come questa violenza è solo un esempio dell'influenza distruttiva che le nazioni occidentali esercitano in tutto il mondo nel tentativo di preservare il dominio sulla scena globale. Ma un'architettura di sicurezza funzionante in grado di affrontare le sfide moderne deve essere basata non su alcune mitiche regole non scritte, secondo Putin, che nessuno ha visto, non sul dominio e il monopolio di qualcuno, ma solo sul diritto internazionale e sul rispetto degli interessi reciproci, ha precisato Putin. Anche per questo la Russia si vedrà costretta a tagliare la produzione di petrolio in caso di imposizione del price cap e di non venderlo a quei paesi che lo adotteranno, ha precisato il capo del Cremlino, che ha accolto invece con favore la decisione dell'India di non rispettare il price cap sul petrolio. Russia e India potranno così collaborare anche nella costruzione di navi. Il tutto mentre la Cina ha completato la costruzione della sezione del gasdotto Power of Siberia sul suo territorio, che comincia al confine tra i due paesi nella città di Heihe e termina a Shanghai. Fra 2 anni le forniture di gas alla Cina potranno così raggiungere i 38 miliardi di metri cubi all'anno. Nel frattempo, dal 12 dicembre, la Banca Nazionale Bielorussa escluderà l'euro dal paniere di valute, che includerà così il rublo russo al 60%, il dollaro statunitense al 30%, lo yuan cinese al 10%. Il volume delle transazioni tra la Bielorussia e i paesi che hanno utilizzato l'euro negli accordi sta infatti enormemente diminuendo. Non a caso i paesi dell'Unione Europea, secondo Bloomberg, intendono aumentare di 2 miliardi di euro la dotazione del Fondo Europeo per la Pace,
che a conferma del paradosso occidentale cosiddetto è destinato alla fornitura di armi. E infatti anche oggi altri bombardamenti ucraini hanno colpito la città di Donetsk. I razzi Grad sono piovuti anche sull'Università di Economia e su di un complesso sportivo civile. Ad Istanbul, tuttavia, oggi si sarebbe svolto un incontro fra diplomatici statunitensi e russi, lo scrive la TASS citando fonti diplomatiche. Secondo l'agenzia di stampa russa, oggetto dell'incontro sarebbero state alcune difficili questioni fra cui i visti, i livelli dello staff delle ambasciate e il lavoro delle rispettive agenzie e istituzioni all'estero. Il capo dell'intelligence russa per l'estero, Narishkin, e il direttore della CIA, Barnes, si erano già incontrati ad Ankara il 14 di novembre. Questa volta, tuttavia, riferisce il Dipartimento di Stato statunitense, i colloqui non hanno riguardato l'operazione speciale russa in Ucraina. D'altronde, Zelensky è la persona più potente in Europa, lo scrive la rivista statunitense Politico. Zelensky sa come costringere l'Europa a fare ciò che vuole, scrive Politico. Se vuole armi, le otterrà, anche se ciò significa invertire la politica tedesca di lunga data di non venderle. Se vuole sanzioni, le ottiene. Anche se ciò significa che l'Europa deve affrontare una crisi energetica e un rigido inverno con prezzi del gas alle stelle. Benvenuti quindi nell'era della menzogna e dell'impazzimento collettivo. Margherita Furlan, TG Sole 24. Pechino ha annunciato lo sviluppo di un nuovo modello di cooperazione energetica con i paesi del Golfo Persico. È in corso in questi giorni il primo summit Cina-Paesi Arabi e Cina-Consiglio di Cooperazione del Golfo con la partecipazione in presenza del presidente cinese, dove si sta discutendo la creazione di una zona di libero scambio comune, oltre a un consiglio congiunto per gli investimenti e un centro per la sicurezza dell'energia atomica utilizzata per scopi pacifici. Xi Jinping è stato accolto con tutti gli onori al suo arrivo mercoledì 7 dicembre a Riyadh, dove si fermerà fino a domani 10 dicembre. Il Ministero degli Esteri cinese ha definito la visita una pietra miliare epocale nella storia delle relazioni tra la Cina e il mondo arabo. E a dimostrarlo, in effetti, non è solo la calorosa accoglienza tributata al presidente cinese da parte della famiglia reale saudita, ma anche la portata e il contenuto dei colloqui tenuti da Xi nel corso della visita con la controparte saudita e non solo. Durante l'incontro con Re Salman, Xi ha ribadito l'importanza strategica della cooperazione con l'Arabia Saudita e ha espresso la volontà di rafforzarla ulteriormente su tutta la linea, in particolare nel settore energetico. L'Arabia Saudita è infatti il principale fornitore di petrolio per la Cina e ha tutte le intenzioni, stando alle parole di Re Salman, di restare un partner affidabile per Pechino. La Cina, dal canto suo, è un importante partner commerciale del regno, che nell'ultimo anno è stato il principale destinatario degli investimenti cinesi nell'ambito della nuova Via della Seta e della strategia di sviluppo saudita Vision 2030. Pechino e Riyadh hanno quindi firmato ieri, 8 dicembre, ben 34 accordi di investimento in diversi settori, dall'energia verde all'informatica, dai servizi cloud alla logistica e all'edilizia, per un valore totale di 30 miliardi di dollari. A dimostrazione del fatto che la cooperazione tra Cina e Arabia Saudita va ben oltre il petrolio e va a toccare anche la sfera della sicurezza regionale. Nel suo incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman, Xi Jinping ha ribadito il sostegno cinese alla salvaguardia della sovranità, della sicurezza e della stabilità dell'Arabia Saudita. Riyadh, a sua volta, ha affermato di sostenere fermamente il principio di una sola Cina e condanna le ingerenze esterne negli affari cinesi con la scusa dei diritti umani. È evidente che i sauditi, sempre più interessati a prendere parte a meccanismi multilaterali come i BRICS e l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, non guardano più a Washington come partner affidabile e intendono perseguire i propri interessi economici ad est. Un segnale preoccupante per Washington, i cui rapporti con Riyadh sono notevolmente peggiorati negli ultimi mesi sulla scia del conflitto in Ucraina. Gli Stati Uniti non hanno infatti gradito la scelta del Regno di mantenere buoni rapporti con la Russia nell'ambito dell'OPEC Plus e certamente non gradiranno neanche il nuovo livello di intesa tra Pechino e Riyadh. Margherita Furlan e Elisa Angelone, TG Sole 24. Oggi, 9 dicembre, a Bishkek, in Kirghizistan, si è tenuto il vertice dell'Unione Economica Eurasiatica.
Presenti il presidente russo Vladimir Putin insieme ai leader di Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan, che si sono incontrati per approfondire ulteriormente il processo di integrazione economica tra i paesi partecipanti, discutere una serie di importanti questioni soprattutto in materia energetica e definire le priorità per il 2023, anno in cui la presidenza dell'Unione passerà alla Russia. Tra i principali punti di discussione del vertice, la creazione, entro i prossimi 2 anni, di uno spazio energetico comune tra i membri dell'Unione Economica Eurasiatica e l'avvio di negoziati con gli Emirati Arabi Uniti per la conclusione di un accordo di libero scambio. A Bishkek si è parlato dunque di passi concreti e la direzione è quella di un generale consolidamento della cooperazione tra gli Stati dell'Unione e non solo. Intervenendo al vertice, infatti, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha espresso la necessità di organizzare prossimamente, durante la presidenza russa, un vertice unificato dell'Unione Economica Eurasiatica, dei BRICS e dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, possibilmente anche con la partecipazione di alcuni stati dell'ASEAN. Paesi, ha affermato Lukashenko, che condividono il nostro approccio di rispetto verso culture e sistemi politici diversi. Vladimir Putin ha sottolineato come all'interno dell'Unione ci sia comprensione reciproca e la cooperazione energetica stia procedendo attivamente. Per questo motivo, nel corso del vertice, è stata presa la decisione di istituire un consiglio dei capi degli organismi autorizzati degli Stati dell'Unione che funga da struttura di coordinamento nel settore energetico. Putin si è anche detto d'accordo con Lukashenko circa la necessità, per l'Unione, di rimuovere in modo ancora più efficace altri ostacoli doganali e amministrativi al commercio e di creare un'infrastruttura di pagamento comune in valuta nazionale. Le prospettive di sviluppo, ha riferito Putin in conferenza stampa, sono buone, anche grazie alla stabilità del rublo, che si riflette positivamente sull'economia dei partner eurasiatici. Il capo del Cremlino ha anche colto l'occasione per rimarcare le sostanziali differenze tariffarie in ambito energetico tra i paesi dell'Unione Eurasiatica e gli altri paesi. I prezzi del gas nei paesi dell'Unione Europea, ad esempio, sarebbero di 10 volte superiori. Mentre l'Occidente crolla sotto il peso delle proprie politiche suicide, l'Eurasia punta a costruire un modello parallelo sempre più ingombrante. Elisa Angelone, TG Sole 24. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Thomas West, è stato inviato dalla Casa Bianca negli Emirati Arabi Uniti, in India e in Giappone per preparare l'opinione pubblica a un trasferimento di fondi dall'Afghanistan in Ucraina. Dietro la notizia del viaggio si cela, neanche troppo, la richiesta del presidente attore ucraino di ottenere i 3,4 miliardi di dollari del fondo fiduciario istituito, almeno formalmente, per sostenere l'esercito afghano rimasto ad affrontare, si fa per dire, le forze talebane. D'altro canto, secondo la stampa internazionale, i vertici della cosiddetta Alleanza Atlantica nelle ultime settimane avrebbero discusso l'opportunità di restituire ai paesi donatori quanto elargito per l'Afghanistan, suggerendo una sorta di trasferimento di fondi verso Kiev. L'operazione, effettivamente, tornerebbe utile a Washington in quanto i donatori europei, spinti a sostenere a ogni costo l'esercito ucraino, non sono più così entusiasti del continuo battere cassa di Washington e Kiev. Il portavoce della NATO, Daniele Riggio, senza un briciolo di vergogna, ha affermato che il processo di restituzione del denaro ai paesi donatori è già in corso, anche se ha rifiutato di commentare la possibilità di riutilizzare quei fondi per sostenere le esigenze delle forze armate ucraine. E così, nel tentativo di nascondere la mano che ha disegnato la deindustrializzazione e la rovina europea, i signori della guerra del circolo occidentale, determinati più che mai, ricorrono alla narrativa della restituzione dei fondi afghani, dimenticando, tra l'altro, che i circa 3,5 miliardi di dollari congelati da Washington appartengono alla Banca Centrale dell'Afghanistan, ma in seguito all'11 settembre vennero sequestrati dai maestri della democrazia a stelle e strisce. Nel frattempo, però,
quella che Washington sta portando avanti è una disperata guerra planetaria che non riguarda soltanto il controllo delle risorse o, come in passato, l'estensione del controllo geopolitico a stelle e strisce, ma piuttosto il dominio mondiale che Washington, nonostante l'asservimento del vecchio continente, non sembra più in grado di mantenere. Jeff Hoffman, TG Sole 24. C'è grande movimento al confine bielorusso-ucraino. Il 7 dicembre scorso, infatti, il Consiglio di sicurezza bielorusso ha annunciato lo spostamento di truppe e attrezzature militari nell'ambito di un'esercitazione lungo il confine con l'Ucraina per proteggere il territorio della Bielorussia da possibili attacchi terroristici. Le truppe di Minsk sarebbero state schierate nelle città di Pinsk, Yelsk e Gomiel, dove si trovano anche le truppe russe, ad appena una sessantina di chilometri da Kiev. Sarebbero dunque in corso esercitazioni tattiche congiunte tra le forze armate bielorusse e quelle russe in territorio bielorusso. I militari si starebbero addestrando sia di giorno che di notte con tutti i tipi di armi leggere e con mortai e affinando la guida dei veicoli da combattimento. Non è la prima volta negli ultimi mesi che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko denuncia un aumento della tensione al confine, motivo per cui ha espresso la volontà di rafforzare le misure di sicurezza del paese insieme a Mosca. Già ad ottobre di quest'anno, in effetti, Lukashenko ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Mosca per formare un nuovo raggruppamento militare congiunto in territorio bielorusso, in cui sarebbero confluiti 9.000 militari russi. Notizia confermata anche dal ministro della difesa russo Shoigu. I militari russi e bielorussi qui vengono addestrati come un unico esercito, ha dichiarato Lukashenko durante la visita di Shoigu a Minsk ad inizio dicembre. Stiamo conducendo un'armonizzazione dei combattimenti e ci stiamo preparando come un'unica unità per respingere qualsiasi aggressione in caso di necessità. Il presidente bielorusso ha ribadito che l'esercito bielorusso non prende parte attiva al conflitto in Ucraina e che il suo obiettivo è quello di proteggere il territorio bielorusso da attacchi provenienti dall'Ucraina, ma anche da ovest, ovvero dalle vicine Polonia, Lituania e Lettonia. Tuttavia, Lukashenko ha anche avvertito che, in caso di attacco, Minsk è pronta a rispondere insieme a Mosca in modo tale da far tremare non solo l'Europa. La tensione militare intorno all'Ucraina, con l'arrivo dell'inverno, sta decisamente aumentando. Elisa Angelone, TG Sole 24. Oltre che per le immancabili gaffe di Joe Biden, in evidente difficoltà a parlare di microchip di fronte alla platea che lo stava ad ascoltare, la cerimonia di inaugurazione tenutasi in una fabbrica di semiconduttori di Phoenix ha fatto parlare di sé anche per la sua portata geopolitica. L'evento è infatti servito alla Casa Bianca per lanciare in grande stile una sorta di autarchia tecnologica che dovrebbe rendere gli Stati Uniti sempre più indipendenti nel campo delle produzioni dei chip, componenti ormai cruciali per la fabbricazione di automobili, smartphone, elettrodomestici e anche materiale bellico. Ad affiancare Biden in Arizona c'era il capo della Apple, Tim Cook, che ha sottolineato con orgoglio come per la sua azienda sarà d'ora in poi possibile etichettare i propri semiconduttori come interamente made in America. Con questa mossa, la Big Tech californiana intende allontanarsi dalle turbolenze che affrontano i mercati asiatici per via sia delle restrizioni sanitarie, sia della crescente tensione geopolitica sullo stretto di Taiwan. Anche se, in realtà, la multinazionale dietro agli investimenti in Arizona ha la sua sede proprio a Taipei, un fatto che segnala quanto l'autarchia tecnologica perorata da Biden sia in realtà già zoppa fin dall'inizio. I responsabili di sfornare semiconduttori a Phoenix saranno quindi lavoratori pagati dalla TSMC, compagnia di Taiwan, che intende spendere 40 miliardi di dollari per produrre microchip negli Stati Uniti. L'azienda asiatica, che è il maggior fornitore di semiconduttori al mondo, va infatti d'amore e d'accordo con l'amministrazione Biden e ha già triplicato il suo investimento iniziale in Arizona grazie
al piano di sussidi per l'innovazione tecnologica recentemente implementato dalla Casa Bianca. Una mossa con cui Washington dimostra di non volersi più accontentare della leadership mondiale in fase di progettazione, ma di puntare a trasferire negli Stati Uniti anche le linee di produzione. Ennesima inversione di marcia per la globalizzazione e ulteriore disaccoppiamento fra il mercato occidentale e quello orientale. Anche se in realtà per Washington la strada è ancora lunga. Se è vero che l'anno scorso la manifattura statunitense di microchip ha rappresentato solo il 12% rispetto a quella di tutto il mondo. Jonathan Chatillard, TG Sole 24. Dopo mesi di battaglie istituzionali all'ultimo sangue, Pedro Castillo ha concluso la sua parabola politica finendo in prigione. Come ultimo e disperato tentativo di rimanere in cella, l'ormai ex presidente peruviano aveva deciso, lo scorso mercoledì, di sciogliere il Parlamento per instaurare un governo di eccezione. Un'iniziativa che però si è rivelata un boomerang. Senza il sostegno delle forze armate, quello di Castillo si è così trasformato in una sorta di autogolpe. Il Parlamento ha infatti risposto al capo di Stato votando in fretta e furia per il suo impeachment, una votazione che il presidente intendeva impedire proprio attraverso la dissoluzione dell'organo legislativo, che ha però reagito mandando Castillo dietro le sbarre. Era la terza volta che il Parlamento si trovava a votare una mozione di sfiducia al capo di Stato, che sarà adesso sostituito da Dina Boluarte, prima donna ad assumere questa carica nei 200 anni di storia del paese andino. Quella che fino a poche ore fa era la numero 2 di Castillo ha parlato di una grave rottura dell'ordine costituzionale. Stesse parole usate dal presidente del Congresso, José Williams, e dal procuratore dello Stato, Daniel Soria, che ha presentato una denuncia penale contro l'ormai ex presidente accusandolo di ribellione e di cospirazione. E così, dopo essere stato arrestato, Castillo è finito nello stesso carcere dove sconta la sua pena Alberto Fujimori, ex capo di Stato già condannato a 25 anni. Ad arrestare Castillo, mentre si dirigeva verso l'ambasciata messicana per chiedere asilo politico, è stata la Polizia Nazionale. Probabilmente stavano già intercettando le sue telefonate, ha spiegato Andrés Manuel López Obrador. Il presidente messicano, in linea con la tradizione diplomatica del suo paese, non ha esitato ad aprire le porte dell'ambasciata al suo collega e ha anche esortato le autorità peruviane ad agire nel rispetto dei diritti umani, dicendo di non escludere una rottura delle relazioni diplomatiche con Lima. Una posizione condivisa anche dal governo della Bolivia, che ha accusato le élite economiche internazionali di aver manovrato per allontanare Castillo dal potere attraverso una sorta di strategia della tensione. L'ex capo di Stato Evo Morales, che ha anche detto di temere per la vita del deposto presidente, che sarebbe stato vittima di una cospirazione antidemocratica, in tutto e per tutto simile a quella che ha portato alla recente condanna della vicepresidente argentina Cristina Fernández. Parole a cui hanno fatto eco quelle del venezuelano Nicolás Maduro, secondo cui la grande oligarchia globalista non poteva permettere che un semplice maestro potesse governare un paese come il Perù. Decisamente più moderate le dichiarazioni di altri esponenti della sinistra latinoamericana, come il colombiano Gustavo Petro, che ha parlato di un suicidio politico e democratico da parte di Castillo. Ancora più accondiscendenti verso il nuovo governo di Dina Boluarte si sono invece mostrati i paesi occidentali più filoatlantisti, che hanno salutato con favore il cambio di regime in corso a Lima. Non per niente, il governo russo ha già chiesto agli Stati Uniti di restare fuori dalle vicende peruviane, ovvero di non interferire nel processo di transizione di un paese che ha avuto 5 presidenti negli ultimi 6 anni, e la cui capitale è ancora teatro di manifestazioni a favore del deposto Castillo. Jonathan Chatillard, TG Sole 24.
l'azienda petrolifera statunitense Chevron ha scoperto 3.500 miliardi di metri cubi di gas nel giacimento Nargis 1 al largo delle coste egiziane. La notizia è stata riportata dal sito web Welligence Energy Analytics e confermata ad Agenzia Nova dal ministro del petrolio egiziano Tarek El Mollah a margine dell'ottava riunione ministeriale del Forum regionale sul gas del Mediterraneo orientale lo scorso 7 dicembre. L'esatta quantità di gas verrà resa nota in modo ufficiale prossimamente dopo le opportune valutazioni. Siamo impazienti di lavorare insieme ai nostri partner e di sostenere lo sviluppo del settore energetico egiziano con questo programma di esplorazione, ha dichiarato la compagnia statunitense relativamente alla nuova scoperta. Chevron è l'operatore del pozzo Nargis 1 con una quota del 45%. L'italiana Eni, subentrata nel blocco quando Chevron perforava, ha il 45% e l'egiziana Tharwa Petroleum il restante 10%. Il ritrovamento contribuisce a consolidare ulteriormente il partenariato strategico in materia di energia tra Chevron ed Eni con l'Egitto, che punta ad aumentare le proprie esportazioni di gas sulla scia del conflitto in Ucraina e della crisi energetica. Il ministro del petrolio egiziano non ha mancato di confermare ad Agenzia Nova il ruolo di primo piano di Eni nel paese africano, elogiando l'impegno di investimento della compagnia italiana e ricordando altresì l'atteggiamento di imparzialità del Cairo per quanto riguarda le proprie consegne di gas all'Europa. Mentre l'Italia punta a rafforzare la propria partnership energetica con l'Africa, e di oggi infatti il via libera all'elettrodotto Italia-Tunisia, l'Egitto, che ieri ha ricevuto la visita di Xi Jinping, intende consolidare la cooperazione con la Cina per portare avanti il proprio piano di transizione energetica. Elisa Angelone, TG Sole 24. Erano 40 anni che i giornalisti del New York Times non incrociavano le braccia. Oltre 1.000 di loro l'hanno però fatto ieri, giovedì 8 dicembre, dopo il fallimento delle trattative sul rinnovo del contratto dei dipendenti di quello che è forse il giornale più famoso al mondo. Redattori, fotografi e altri dipendenti chiedono infatti un sostanziale aumento dei salari per non vedere drasticamente ridotto il proprio potere di acquisto in un contesto di inflazione fuori controllo. Altro nodo irrisolto è poi quello delle politiche sul lavoro da remoto, con i lavoratori del quotidiano che si accodano a quelli degli altri settori, che dal lockdown in poi hanno iniziato a reclamare con forza il diritto di non doversi recare di persona in redazione, ovvero sul posto di lavoro. Un diritto a cui la categoria dei redattori mainstream sembra tenere molto, abituata com'è a scrivere le notizie lontano da dove i fatti succedono e a limitare così il proprio ruolo a quello di amplificatore delle veline ufficiali della narrazione dominante. Per adesso, lo sciopero indetto dai lavoratori del New York Times non sembra aver complicato troppo le cose agli editori del quotidiano, che avevano già annunciato di poter continuare a offrire i prodotti abituali puntando sui collaboratori esteri, che in larga maggioranza non sono affiliati a News Guild, il sindacato che sta dietro alla protesta. Restano comunque lontani gli anni 70 del secolo scorso, quando uno sciopero a oltranza dei giornalisti impedì al New York Times di uscire in edicola. Jonathan Chatillard, TG Sole 24. Un bonus per dirottare i pazienti su strutture private. Questo è quello che ricevono in busta paga gli operatori del call center di Multimedica, una struttura ospedaliera privata che è però accreditata al Servizio Sanitario Pubblico della Regione Lombardia. Il meccanismo, denunciato da un dipendente ai microfoni di Radio Popolare, è stato in seguito confermato dalla stessa azienda, che parla però di una semplice offerta di alternative a tariffa agevolata. Questo nonostante il conflitto di interessi sia in realtà evidente. Lo schema di premialità spinge infatti gli operatori a consigliare ai pazienti di rivolgersi alle strutture di Multimedica per velocizzare i tempi di attesa. In sostanza, è dunque la stessa azienda privata che gestisce il traffico dei pazienti della sanità pubblica
quella che finisce poi per dirottare questi ultimi verso le proprie strutture. Un meccanismo che, oltre a permettere a Multimedica di fare cassa utilizzando le strutture regionali come esca, consente anche alla Giunta Lombarda di limitare il numero di visite erogate e quindi di risparmiare sui rimborsi da pagare alle strutture private accreditate. Il tutto grazie ai soldi di chi deve curarsi. Jonathan Chatillard, TG Sole 24.